Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Cardo, area manager Magaldi, e grazie per la vostra partecipazione. Andremo a innanzitutto effettuare una breve presentazione del gruppo Magaldi, successivamente mi appresterò ad illustrare la descrizione tecnologica del Magaldi Superbelt B e l'applicabilità nel settore del trasporto della terra calda. Successivamente andremo ad illustrare i limiti della tecnologia convenzionale di trasporto per quanto riguarda la movimentazione della terra calda e infine illustreremo le simulazioni che i nostri tecnici del Dipartimento di Ingegneria hanno effettuato e i test sperimentali condotti sul prototipo a Buccino. Andiamo avanti. Beh, il gruppo Magaldi è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione di Scusa, non ha materiali. condiviso la presentazione. Mi scusi? Non vediamo la presentazione. Arriviamo subito. Eccolo qui. Gruppo Magaldi è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione di materiali sfusi. La Magaldi sviluppa soluzioni pionieristiche per numerosi settori industriali, metallurgico, siderurgico, lavorazione dei metalli, cemento, energia. Nel tempo la gamma delle tecnologie offerte è cresciuta di pari passo alle sfide poste dai rinnovati processi produttivi. L'attuale portfolio prodotti rispecchia l'impegno aziendale di ricerca e sviluppo, coprendo un'ampia gamma di materiali, fusioni, rottami metallici, ceneri, clinker, che possono essere trasportati in modo efficiente e sostenibile. Le eccezionali prestazioni offerte dai sistemi e dalle macchine Magaldi, anche in condizioni operative estreme, temperature elevate, carichi pesanti, percorsi fortemente inclinati, funzionamento intensivo, sono il risultato di elevati standard ingegneristici che hanno consolidato il ruolo dell'azienda come solution provider. Lo sviluppo e l'implementazione di queste tecnologie a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica si inserisce a pieno titolo nel modello di business aziendale orientato a generare innovazione sostenibile e più in generale ad entrare nel processo globale di transizione energetica e decarbonizzazione. Andiamo avanti. Difficoltà. Se ha problemi possiamo condividere noi le slide della regia, eh? Sì, grazie, eventualmente. Andrea, per favore, se puoi mandare. Sufficiente che dica alla prossima e Grazie, perfetto. grazie mille. Qui un recap del gruppo Magaldi Power in termini di presenza del territorio mondiale. Siamo presenti con le nostre consociate, negli Stati Uniti, in Messico, in India, in Australia e in Germania, come abbiamo, siamo presenti con circa 200 ingegneri, 200 persone, siamo circa 200 dipendenti con circa 100 ingegneri. Questo dà l'idea della capacità di fornire soluzioni su misura per i nostri clienti. Per quanto riguarda la slide che in questo momento stiamo vedendo, la Magaldi ha un'esperienza lunga oltre 90 anni nella movimentazione di materiali sfusi e progetta e realizza soluzioni su misura per il settore delle fonderie, che sono alla continua ricerca di soluzioni in grado di migliorare l'efficienza, aumentare la flessibilità e ridurre i costi dei processi produttivi. Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è selezionare tecnologie all'avanguardia. Con questa premessa, di recente l'azienda ha progettato e brevettato un trasportatore a tazze, il Superbelt B, dove B sta per buckets, che unisce l'eccezionale affidabilità del trasportatore Magaldi Superbelt, sul quale vengono fissate delle tazze per il trasporto del materiale al posto della classica configurazione che prevede le piastre in acciaio, con una flessibilità e versatilità senza pari.
Il presente lavoro mira a dimostrare l'applicabilità del trasportatore Superbelt B alla movimentazione della terra di fonderia calda, e i cui requisiti di applicazione che incidono sul design del trasportatore sono elevata capacità di trasporto, temperatura della terra anche superiore ai 200 gradi, distribuzione granulometrica della terra, emissione di polvere di silice cristallina respirabile. L'uso delle tazze soddisfa tutti i requisiti, in particolare evita il ritorno e la fuoriuscita del materiale quando l'inclinazione del nastro trasportatore supera i 25 gradi. Può andare avanti con la prossima. I metodi tradizionali per il trasporto della terra calda a valle della shakeout sono causa di frequenti interventi di manutenzione ed alti costi di operation and maintenance, dovuti ai problemi legati alle alte temperature, all'usura prematura delle macchine, per la presenza di particelle dure e taglienti all'interno del prodotto trasportato. I sistemi in questione per il trasporto e il recupero della terra calda includono nastri in gomma, trasportatori vibranti e sistemi di trasporto pneumatici. Nel caso di nastri in gomma, la terra calda può causare bruciature e rotture improvvise del nastro, mentre particelle taglienti possono determinare strappi. Trasportatori vibranti, invece, per il loro intrinseco principio di funzionamento, producono vibrazioni e scuotimenti che aumentano il rischio che grandi volumi di polvere di silice cristallina vengano dispersi nell'ambiente e sporchino l'aria circostante. Oltre alla dispersione delle polveri, un ulteriore problema legato a questo tipo di tecnologia è l'elevato livello di rumorosità, che ha effetti potenzialmente dannosi per l'udito dei lavoratori. Il rumore è generato non solo dal trasportatore vibrante stesso, ma anche dall'impatto del materiale sul canale di trasporto e dall'urto tra le pareti. Infine, i sistemi di trasporto pneumatico, per completare la carrellata delle tecnologie convenzionali di trasporto della terra calda, soffrono invece di una rapida usura erosiva di curve e tubi, che si traduce in elevati costi di manutenzione. Avanti. La tecnologia brevettata Magardi Superbelt B supera questi limiti grazie al particolare design che permette di trasportare materiali sfusi estremamente caldi, fini, polverosi ed abrasivi, lungo inclinazioni ripide ed in presenza di spazi ristretti. Il design resistente ai danni del nastro elimina il rischio di arresti improvvisi frequenti con le tecnologie tradizionali. È riportata tra le immagini le applicazioni comuni con le quali noi ci proponiamo sul mercato per la movimentazione di questa tipologia di materiali. Oltre alla terra di fonderia calda, anche le fly ash, il preridotto caldo, tematica di estrema attualità nel settore delle acciaierie, il clinker caldo, infine l'hot sinter e la scoria siliera granulata. Avanti. Questa è un'idea andiamo a descrivere in dettaglio la tecnologia del trasportatore a tazze Superbelt B. Questo è composto da una rete metallica a doppia maglia su cui sono collegate una serie di tazze. Il tratto portante del nastro è poggiato su rulli per l'intera lunghezza e il design del Superbelt, che è la tecnologia core di tutti i sistemi Magaldi, si basa sul concetto multilink. Anche nel caso in cui la rete a doppia maglia venisse ad essere gravemente danneggiata, il trasportatore continuerà a funzionare senza arresti improvvisi fino alla fermata programmata per la manutenzione. L'assenza di punti critici di usura, la tecnologia Superbelt non utilizza né catene né pignoni, riduce al minimo la manutenzione ordinaria e dunque i costi del ciclo di vita e i tempi di fermo. La sua superiore resistenza al calore, inoltre, è dovuto al metodo brevettato di collegamento delle tazze alla rete metallica. Questo consente infatti a tutti i componenti di espandersi in qualsiasi direzione senza causare deformazioni permanenti, mentre il sistema pneumatico di tensionamento, che è posto al tamburo di rinvio, compensa automaticamente le dilatazioni termiche. Il risultato è un trasportatore in grado di movimentare materiali a temperature fino a 1100 gradi, senza compromettere la resistenza all'abrasione. Okay. La coppia motrice è trasmessa per attrito dal tamburo di trazione al nastro, mentre un dispositivo pneumatico, come abbiamo poco fa anticipato, agisce sul tamburo di rinvio per fornire una tensione costante. I rulli di contrasto che sono previsti nel caso del Superbelt B
consentono il trasporto lungo inclinazioni ripide fino a 75 gradi, riducendo enormemente l'ingombro della macchina. Laddove necessario, il Super Belt B può essere progettato completamente chiuso in un carter di acciaio per un più efficace contenimento dei fini, contribuendo così a realizzare un ambiente di lavoro più sicuro e salubre. Infine, gli unici punti del trasportatore Super Belt che richiedono lubrificazione sono i cuscinetti dei tamburi di rinvio e di trazione, che possono essere ingrassati mentre il nastro è in funzione. Gli altri componenti sono progettati per un funzionamento continuo e possono essere ispezionati durante la manutenzione preventiva realizzata su base pluriennale. Anche infatti, quando il nastro è completamente chiuso in un carter di acciaio, la manutentibilità del trasportatore non è minacciata. Tutti i componenti, infatti, soggetti a ispezioni, sono posti all'esterno del carter in posizione di facile accesso, il che semplifica e velocizza il processo di manutenzione. Prego. Ricapitolando, quali sono le principali caratteristiche del trasportatore Super Belt B? Un trasporto affidabile di materiali sfusi estremamente caldi, fini, polverosi, abrasivi, la resistenza delle patte temperature fino a 1000 gradi, la capacità di trasporto lungo inclinazioni ripide fino a 75 gradi, la capacità di traguardare portate elevate fino a 700 metri cubi ora, una bassa velocità di trasporto fino a 0,34 metri al secondo, una larghezza delle tazze che in funzione della capacità di trasporto può variare da 500 fino a 1600 mm, un layout customizzabile, un design espandibile, trasportatore può essere sia nella versione completamente aperta che in quella completamente chiusa, bassissimi livelli di rumorosità, manutenzione e costi operativi ridotti. Inoltre, bassissima usura grazie all'assenza di vibrazioni e di movimento relativo tra il materiale trasportato e le parti in acciaio del nastro. Un ridotto consumo energetico. Due altri aspetti fondamentali mi preme sottolineare. La riduzione dell'esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile quando si decide di utilizzare un trasportatore completamente chiuso, infatti è adatta per un ambiente di lavoro più sano, sicuro e confortevole. La polvere di silice cristallina respirabile rappresenta uno dei maggiori rischi per la salute dei lavoratori delle fonderie, perché l'esposizione prolungata a concentrazioni eccessive può causare silicosi ed altre malattie polmonari. L'OSCE infatti ha fissato esposizioni massime, limite appunto diciamo in aria in termini di 50 microgrammi a metro cubo, su una giornata di 8 ore. Le fonderie sono quindi tenute ad attuare tutte le contromisure necessarie per tenere gli operatori lontani da ambienti polverosi e rumorosi. Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è utilizzare appunto tecnologie all'avanguardia in grado di aumentare l'efficienza, ridurre le emissioni di polveri e le fuoriuscite di materiali e contribuire a soddisfare e superare gli standard di sicurezza. Inoltre, la riduzione della generazione dei fini residui, soprattutto nel caso di trasporto pneumatico per costi operativi più bassi, e una maggiore qualità delle fusioni. Prego. Qui è indicato il prototipo, riportato nelle immagini, il prototipo che è stato installato, progettato e installato presso lo stabilimento di Buccino della Magaldi, che è a metà strada tra Salerno e Potenza. In figura, in particolar modo in quella a destra, è chiaramente illustrato e possono vedere i due trasportatori. C'è un primo trasportatore di colore grigio, che è un trasportatore a piastre metalliche tradizionale, chiuso all'interno di un carter, dotato di un'area di preriscaldo. Il secondo, quello in colore verde, è il trasportatore Super Belt B, che chiude il loop e ricarica il prodotto testato. Prego. Si può vedere appunto nel primo tratto orizzontale dell'area di preriscaldo e questa invece è la testata di trazione dell'Eco Belt B. Potete apprezzare la pendenza estremamente ripida di questa tipologia di macchinario e un dettaglio dello scarico di tazzi all'interno appunto del nostro prototipo. Qui vengono utilizzate un'altra tipologia di materiale rispetto a quella in questione. Prego. Quindi per la progettazione del trasportatore B è stato utilizzato un approccio basato su modelli
unidimensionali e di fluidodinamica computazionale, CFD, per prevedere e simulare la temperatura della superficie della tazza. Il carico termico stazionario del nastro a tazza è stato valutato attraverso l'analisi termica del loro modello 3D. Sulla base di una data geometria del nastro a tazze e di un prodotto trasportato a 750 gradi, selezionato per simulare e verificare il comportamento della tazza nello scenario peggiore, è stata eseguita un'analisi termica per verificare la temperatura all'interno delle tazze. Nonostante il prodotto trasportato fosse ad elevata temperatura, le tazze raggiungono una temperatura costante compresa tra i 400 e i 500 gradi. Ciò è possibile perché la sezione di ritorno del nastro è aperta, quindi le tazze scambiano calore sia per irraggiamento che per convezione naturale con l'aria ambiente. Dopo aver completato l'analisi termica su una singola tazza, è stato preparato un modello tridimensionale semplificato per studiare il ciclo termico dell'intero trasportatore. Il ciclo ripetitivo di carico e scarico delle tazze porta ad un trasferimento di calore che cresce nel tempo fino al raggiungimento di un equilibrio. Prego. Sono stati condotti quindi una serie di test sperimentali per verificare i risultati della simulazione di cui anzi e per validare i modelli CFD dei componenti del nastro, tazze e rete, quella che vedete appunto nell'immagine alla vostra sinistra riguarda le tazze, per quanto riguarda quella a destra sono la rete metallica e il nastro metallico super. Quindi la terra è stata riscaldata attraverso il forno a muffola fino a 750 gradi, caricata dunque nel trasportatore Superbelt B a tazze, e dopo un certo tempo il prodotto all'interno delle tazze è stato scaricato e sono stati verificati i profili di temperatura sia della rete che quelle delle tazze mediante una termocamera. Come mostrato in figura, in condizioni di stato stazionario viene raggiunta una volta la condizione di stato stazionario viene raggiunta una volta che la rete traguarda una temperatura massima di circa 184 gradi, mentre la temperatura della tazza non supera i 500 gradi, cioè 515 circa. Inoltre è stata effettuata un'accurata ispezione delle tazze e non sono state rilevate deformazioni permanenti. Infatti è stata condotta un'ulteriore campagna di prove sperimentali per verificare il ciclo caldo-freddo delle macchine. La terra è stata riscaldata ciclicamente attraverso una serie di bruciatori a gas prima di scaricare il trasportatore a tazze. Una volta raggiunta la temperatura target, il prototipo è rimasto in funzione per 8 ore. Durante questo periodo la temperatura del prodotto è stata monitorata tramite un pirometro ottico installato sulla sezione di scarico del trasportatore. I risultati sperimentali mostrano che il decadimento termico della terra tra le sezioni di carico e quelle di scarico del trasportatore è stato in linea con i risultati ottenuti attraverso le simulazioni. I modelli CFD sono quindi pienamente validati. Infine, dopo il collaudo è stata effettuata un'accurata ispezione delle tazze, come abbiamo visto, e non sono state rilevate deformazioni permanenti sui componenti del trasportatore. Durante la campagna di prove sperimentali, infine, è stato anche monitorato il consumo di energia del trasportatore Superbelt B, la cui potenza installata solitamente è estremamente ridotta, per verificare in condizioni, eventuali condizioni di funzionamento alterate dovute alle alte temperature. E come è stato riportato, non si è verificata alcuna variazione nell'assorbimento di corrente, il trasportatore ha dunque movimentato il prodotto caldo senza problemi di prestazioni. Ricapitolando con le conclusioni, prima di passare ai saluti, è stato utilizzato un approccio cost effective basato su modelli unidimensionali e CFD per verificare l'idoneità del Superbelt B al trasporto della terra di fonderia. Tali modelli sono stati preparati per prevedere il decadimento termico del prodotto lungo il trasporto, il comportamento meccanico dei componenti del trasportatore, principalmente la rete e le tazze. Seguendo questo approccio è stato progettato e installato presso il nostro stabilimento un prototipo industriale su cui sono state effettuate campagne e test sperimentali per validare i modelli CFD. I risultati sperimentali mostrano quindi una buona correlazione con i risultati della simulazione e quindi ci sentiamo assolutamente di confermare la validità dei modelli CFD. Infine, la ispezione degli organi meccanici è stata soddisfacente e con la base quindi del presente studio è possibile affermare che i nastri trasportatori a rete dotati di piastre o tazze
della tecnologia Magaldi rappresenta una soluzione valida, affidabile e sicura per la movimentazione meccanica della terra di fonderia calda. Vi ringrazio per la vostra attenzione.